Sono qua vicino a mio figlio, il presidente dell'ECO, per dire che noi, la nostra famiglia è un po' in difficoltà. Sono stati 2 anni molto, molto tristi per tutte le, per tutte la, penso, le nazioni del mondo. Ma io non sono né nazione né quella né quell'altra, io sono un povero Cristo. Stiamo lavorando notte e giorni, ma non si vende un cazzo, però è così. Presidente, parla un po' di quello che devi dire, su. Come ha detto lui, sono comunque stati 2 anni difficili per Covid e tutto. Inoltre abbiamo un comune che non ci dà una grossa mano. Per un campo bio ne vogliono 40.000 euro e non si è mai visto una cosa del genere, per un campo a 11, mentre altre società, vabbè, pagano cifre molto inferiori rispetto a queste e penso che comunque non sia una cosa giusta nei confronti dell'ECO. E di chi tiene all'ECO, essendo comunque anche sindaco, dovrebbe dare una mano maggiore rispetto a quella che sta dando ora. Sicuramente non aspettatevi una campagna acquisti importante, anzi ci saranno delle cessioni, già ve lo comunichiamo, e andremo avanti giocando con i giovani e con i ragazzi. Comunque noi abbiamo dei ragazzi che sono molto forti. E quindi speriamo bene, comunque cercheremo di valorizzarli e andremo avanti per questa strada qua. Allora, quello che ha detto il presidente mi sta bene, valorizzare i ragazzi mi sta bene, noi li lasciamo anche all'ECO perché l'ECO è povero, a noi li lasciamo tutto quando andremo via. Il campo no, perché fino al 2030 è mio. E loro, se vogliono giocare qua, il comune deve sborsare 60.000 euro come pagavamo noi ai tempi che non era sintetico, non come adesso il campo. Adesso il campo si gioca, si allena e si fa tutto qui. E lui lo sa, fatto in un mese, soldi cash, no cash, bonifico, fatto in un mese. Perché quando la gente vede i soldi, lavora notte e giorno, non è come i comuni che pagano in 10 anni, e si fa in 10 anni un campo sportivo. Vi auguro che qualcuno ci dia una mano in questo momento difficile, ma molto difficile, se vogliono anche i tifosi stessi o qualcuno. Ma penso che siete la provincia più ricca d'Italia, penso che qualcuno qualche 1.000 euro ce l'ha in tasca. E non è che noi li vogliamo tutti a 1.000 euro, ma 50 euro ce li può anche dare. Non è che vogliamo tutto. Noi come famiglia non ce la facciamo più. Mi dispiace, ma se non è oggi, domani, dopodomani, da un momento all'altro può essere che noi decidiamo di lasciare e andare via. Mi dispiace dei giocatori che loro sono legati a me, dicono: se vai via tu, noi ce ne andiamo via anche noi. Io non gliele posso parlare adesso ai giocatori perché abbiamo una partita importante in questo momento, di quale abbiamo venduto 40 biglietti. È molto, per me sono molti. Vogliamo solo vedere come andrà a finire. Diciamo, dopo la partita, non lo so, se posso dire qualche cosa lo dirò ancora, se no non dirò più niente. Adesso vogliamo solo dire e far capire che noi, la famiglia di Nunno, non è più in grado Sostenere un peso così grande, sostenere dei costi e di delle spese così sostenere dei grandi. costi così alti. Allora a questo punto vi ringrazio a tutti e a chi non ha ricevuto gli auguri di Capodanno prima, glieli diamo adesso, in ritardo quasi di un mese, ma speriamo che state tutti bene e non prendete il Covid, state in casa, eh? Buonasera, arrivederci.